come tacchino. Noi faremo un tacchino, gli diamo un po', siccome essendo lui una carne bianca e magra, vale la pena dargli un po' una ingrassatina, ma prima di tutto lo dobbiamo legare, perché se va in giro, e noi non vogliamo che se vada in giro, quindi, come spesso faccio io quando faccio queste cose, lo lego. Molto semplicemente, però non abbiate paura, perché tutti mi dicono, ma come fai? Allora, adesso lo faccio molto lentamente. Con la doppia legatura, stringendo, lui sta fermo. Poi lo fermate ulteriormente facendogli questo gioco rovescio. Ecco, così lui non si muove più. Questo ce lo lasciamo. Poi, visto che qui è più cicciotto, giriamo il verso. Allora, 1, 2 e 3. No. Acchiappate il pezzo e ve ne andate un po' avanti. Quando questo è tirato, è come un cappio, quindi non si muove più. Ecco. 1, 2, 3. Molto bene. Ecco. Via. Vedete che quando tiro lui sta fermo, non si rallenta più? E questo ci serve. Siamo arrivati di qua. Non dobbiamo fare quel gioco rovescio. È meglio che voi prendete qui, ci fate un nodino e ricominciate di qua. Questo ce lo teniamo sempre lento, questo lo stringiamo bene, lo componiamo. Srotolati. 1, 2, 3. Guardate che se prendete la mano ci vuole un attimo a fare sto lavoro, eh? Non è una cosa complicata. È solo voglia di provarci, magari uno sbaglia inizialmente, no? Poi, questo e questo, questo lo lasciamo un po' lungo così. Ecco. E voilà! Bella pirofila! Che qua fa? Ci mettiamo un goccino d'olio. Solo sotto sul taglio, eh? Sopra ci mettiamo un po' di sale grosso e lo accarezziamo suadentemente. Ci maciniamo un po' di pepe. Molto bene. Adesso ragazze, silenzio, qui stiamo lavorando, eh? Ma senti che canizza. Sono appena arrivate e già fanno un disastro. Poi. Molto bene. Glielo schiaffiamo tutto ben dentro. E anche qui. Molto bene. Perfetto. Sul fondo mettiamo un po' di finocchietto, così, qualche bacca di ginepro, così, una scorzetta di limone di qua e una scorzetta di limone di qua, poi di nuovo uno spumazzo di rosmarino di qua e di là.
qualche foglia di salvia. Ecco. E poi, e naturalmente ce lo andiamo a coprire. Perché il fondo della stufa economica, il forno, ha sopra cuoce, eh? Ale. Ma che spettacolo, ragazzi. Solo a vederlo fa venire voglia di mangiarselo dopo. Ma nel fondo, siccome lo vedo un po' magretto, toccherà rimettere lardo a marinare perché ce lo stiamo mangiando tutto. Guardate com'è bello sto lardo, eh? Non vogliamo la cotica. Questo coso mettiamocelo un po' qui, tanto lo dobbiamo rinnovare. Ce l'abbiamo un po' di questo fondo. E beh. Questo invece lo facciamo così. E lo mettiamo qui e là. Allora, siccome il forno è molto potente, allora, intanto, facciamo scendere l'olio che venga ben giù di qua e di là, eh? Molto, molto bene. Poi sul fondo, non sopra perché sennò laviamo l'intruglio e non va bene, lo bagniamo bene con questo vino bianco secco. Questo è un grechetto molto buono. Foglio di carta argentata, o cosiddetto alluminio. Perché? Perché se io inforno a quella temperatura così subito, lui si brucia, così me lo preserva un po'. Non ha, come si dice, non deve essere foderato, deve evaporare, ma mi serve un minimo di distanza per il calore. Come notate qui, sta a 180 gradi, che è perfetto. Apro il forno. E poi glielo schiaffiamo tutto dentro. Molto molto bene. Ci vediamo fra un'oretta e mezza. Che sta a fare, Giulia? Sto a prendere un tacchinetto leggero leggero. Ti sei fatto Giampardetti da affari miei, vero? E che ho fatto due stickeri. Insomma, me l'hai Buonissimi. tirato fuori tu dal forno, sto coso. Sì, Vabbè, buonissimo. sopportiamo in silenzio. Che colore è, papà? È rosso? È Bellissimo, rosso. Quelli bellissimo. cattivi dicono che è nero. No, No, rosso, rosso, ma per è nero. carità, figuriamoci. Ma è nero. Prendo una cosa, ecco qui. Abbiamo detto dopo l'assaggio. Va bene, andando. Mi sciacquo il becco. Che disastro. Allora, queste che sono, papà? Intanto se riammorbidiscono, capito? Come? Se, 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 se. Questo è un guangelino? È di Troia, non ellenica. Allora, io adesso lo affetto, vedi? Guarda come è cotto bene, guarda. Togliamoci un po' di spago prima che ci venga in bocca. Eccoci, togliamolo. Io ho l'impressione che mi gradisce Sì, questo. eh? Hai questa impressione, papà? Molto bene. Io ne faccio adesso perché dopo se no si rovina. Ne faccio un po' di fettine e ti faccio vedere che faccio, guarda, eh? Ecco qui. Guardate com'è cotto perfettamente. E lo infiliamo suadentemente nel suo sughetto. Vedi? Lo affoghiamo questo. Allora, qua. Adesso io prendo le fettine. Le metto qui. Di Ti metti il danino di bubona sopra? bubone.
Ti do la bubona, to. Eccate la bubona. Benissimo. Facciamo bene. Un pezzetto qui. E un pezzetto, e un pezzetto qui. Va bene, bubona? E un pezzetto per farmi. Ecco qua. Questi invece sono per me. Sì. Guarda. Uno qui, bubona. Un po' di bubona qui. Tu stai così. E un po' di bubona qua. Madonna mia, che lavoro. Ragazzo, buon proviamo. Appetito, buon appetito. Un pezzetto e vediamo com'è venuto, eh? Ma senti com'è rimasto umido. Prova. È buono, vero? Minghia! Dai. Chi non beve in compagnia non diciamo parolacce. No, perché l'amicizia tenga, un bicchiere vada e un bicchiere venga. Se tutte le cose vanno per rima, non dire cosacce. Venga di qui. Se le cose vanno per rima, vedremo poi che succede. Basta. Ci vedremo, ci andrà. Non fa rima, ma va bene uguale.